Ciao a tutti, sono Marco Ditri. Nella vita mi occupo, tra le altre cose, di gestire la rete di un fornitore italiano di infrastruttura cloud. Voglio parlare della sicurezza di BGP. BGP è il protocollo che è usato dagli autonomous system di internet, cioè in pratica dalle reti che hanno una propria politica di routing autonoma, per scambiarsi informazioni di routing con le altre reti, cioè quali IP sono miei, di quali IP devo ricevere il traffico. Ciascun autonomous system parla con gli altri vicini a sé per distribuire queste informazioni. In internet non esiste un meccanismo centralizzato che decide dall'alto dove deve andare il traffico. Ciascuna rete, parlando con le altre, spiega quali sono i propri IP e come devono raggiungerli. BGP serve a questo. Possono esserci più percorsi, generalmente una rete di dimensioni serie ha più fornitori di connettività che gli permettano di raggiungere il resto di internet anche quando uno ha dei problemi, dei guasti, perché insomma succedono sempre sia fisici che di altro genere, quando per esempio è necessario riavviare un router per aggiornarlo, è un'attività normale. Tipicamente una rete di certe dimensioni ha più fornitori di connettività, quindi durante questi momenti di manutenzione ha comunque connettività da uno o dall'altro. E ci sono tutte delle tecniche per decidere il traffico che Giri deve fare. Possiamo categorizzare in questo modo le interconnessioni tra le reti di internet. Ho dei clienti che mi pagano per inviarmi il loro traffico e io ricevere dal resto del mondo il traffico diretto a loro. Oppure posso stabilire un rapporto paritario di peering con altre reti in cui decidiamo che ci scambiamo tra di noi il traffico dei rispettivi clienti. Questo generalmente è a titolo gratuito, ma non necessariamente. Oppure, siccome la mia rete non ha un'estensione di tutto il mondo che mi permette di raggiungere tutto il resto di internet, in genere la quasi totalità delle reti ha dei fornitori chiamati di transito a cui inviano il traffico, possono inviare del traffico che per chiunque sia sarà consegnato in qualche modo e allo stesso modo tramite questi fornitori possono ricevere del traffico da tutto il resto del mondo, da dovunque arrivi. Il routing tra reti funziona sulla base di reti IP. Ciascuna rete dice io posso gestire il traffico per un certo elenco di route. Il protocollo BGP serve per propagare questa informazione. Io posso gestire il traffico per queste reti da un autonomous system a un altro. Un autonomous system è identificato da un numero o a 16 o a 32 bit. Inizialmente era 16, poi a un certo punto li abbiamo finiti perché ci sono stati. A questo punto esistono più di all'incirca 2 alla 16 entità con un routing autonomo in internet, quindi sono stati sviluppati il protocollo, l'estensione necessaria al protocollo per gestire autonomous system a 32 bit e a questo punto abbiamo spazio a sufficienza per tutti. Ciascuno annuncia le reti a cui è interconnesso, annuncia gli autonomous system a cui è interconnesso le reti IP per cui può ricevere e gestire il traffico, che sono le proprie e quelle dei propri clienti. Se le annuncia a un peer è per dirgli mandami il traffico dell'interno della tua rete. Se lo annuncia a un transito è per dirgli mandami il traffico da tutto il mondo verso di me, grazie perché ti pago apposta per questo servizio. Questo
è un esempio pratico da uno dei miei router. Vedete, per quella rete lì, che è quella di DS112, che è un servizio che serve a attirare traffico per il reverse mapping delle reti private, 10.0.0.1, reverse DNS, chi risponde è una rete privata, non è di nessuno nella pratica, quindi è gestita da questo progetto S112, che sono un grande numero di server sparsi per internet, ciascuno annuncia i name server che gestiscono questo traffico. Vedete, qui ci sono diversi percorsi per raggiungere questo autonomous system. Next stop, appunto, è il router tramite cui questo router li può raggiungere. Abbiamo sia uno diretto, che è il primo, ho un nodo anche subito nella mia rete, che altri, che sono nodi più vicini oppure più lontani. Qui c'è il percorso, un autonomous system dopo l'altro. Questi sono i miei fornitori di transito, per esempio, tramite i loro clienti posso eventualmente ricevere il traffico di questo autonomous system. Però generalmente la regola è che vince quello più corto, quindi quello in casa mia, perché è a distanza 1. Ok, detto questo, ciascuno può dire ai propri vicini di BGP quale traffico vuole ricevere. Sta a chi sta dall'altro lato decidere: questo traffico lo voglio, mi fido che quest'altra entità mi dica con certezza che posso mandargli il traffico per questa rete oppure no. Quello che si fa generalmente è che si filtra i propri vicini di BGP. Se si tratta di un cliente, è estremamente importante, perché un cliente ci annuncia le proprie reti IP con l'obiettivo che siano propagate tutto il resto di internet, quindi che noi, loro fornitore, gli forniamo transito verso tutto il resto di internet. Per cui, prima di accettare un annuncio da un cliente, è opportuno verificare che questa entità, questa azienda, quello che è, abbia effettivamente titolo per ricevere il traffico di questi IP. Nel caso di peering, a volte può effettivamente essere complesso. Ci sono reti con tante migliaia di clienti, non necessariamente tengono in ordine le proprie informazioni di routing, quindi non necessariamente sono effettivamente state registrate delle informazioni formali che permettono di decidere automaticamente, perché a una certa scala non si possono più fare le cose a mano, guardare, sì, secondo me questo è giusto, no, questo sono dubbioso, magari non lo accetto. No, a una certa scala non si possono accettare così come viene quello che ci dice una terza parte. È necessario poterle verificare in qualche modo. Per cui è assolutamente indispensabile filtrare gli annunci di un proprio cliente, perché questo ci espone, noi fornitori di connettività, a fare grossi danni rispetto al resto del mondo. È una responsabilità. Quando si tratta di peer, è sempre una responsabilità, però riguarda più che altro noi. Un peer mi annuncia una rete che non è sua, ok, inizio a mandargli del traffico. Se mi annuncia una rete importante, mi annuncia Google, gli sto mandando quel traffico, rischia di essere un problema, però perlomeno è un problema limitato a me e ai miei clienti, che non riguarda il resto del mondo. Tuttavia, io potrei avere anche molti milioni di clienti, per cui sono cose sempre che è importante filtrare, bisogna riuscire a filtrare il più possibile gli annunci dei propri vicini BGP. Questo si fa con dei programmi che generano delle liste di reti IP che poi vengono caricate sui router per dirgli:
da questo vicino BGP qui accetta queste reti, da quest'altro quest'altra lista. Così, sufficientemente semplice. Generalmente come funziona? In Europa fortunatamente abbiamo RIPE, che è l'organizzazione che gestisce l'allocazione degli IP in Europa, gestisce un database WIS che contiene sia le informazioni di tutti gli IP che RIPE ha allocato, ma anche permette di registrare da parte dei provider degli oggetti in questo database, chiamati root, root 6 per le reti IPv6, che indicano quali IP ciascuna rete può annunciare al resto di internet. E ci sono dei meccanismi per cui ciascun autonomous system non può scrivere in questo database di annunciare delle reti di terzi senza autorizzazione, perché appunto non ha i diritti per annunciare quelle reti. Quindi in Europa è abbastanza semplice verificare di chi è una rete e quindi costruire un filtro che sia utilizzabile da un fornitore di connettività. Un'altra alternativa che usa molto negli Stati Uniti, dove non c'è un sistema di questo genere, ci sono diversi database concorrenti che però non prevedono un meccanismo di autenticazione, quindi chiunque ci può scrivere, quindi capite che la loro utilità è effettivamente limitata. Ci permette un sistema del genere di tutelarsi da errori, perché comunque gli errori li facciamo tutti, capita di sbagliare a configurare un router e questo si mette a annunciare tipicamente tutta l'internet in un posto che invece non dovrebbe mandarmi il traffico di tutta l'internet, ma questo sistema non ci permette di tutelarci da bad actors che hanno un interesse a intercettare il traffico di terzi, per cui annunciare una rete di terzi a qualcuno che a quel punto, se non lo filtra adeguatamente, gli manderà il traffico. C'è poi un altro sistema che ultimamente inizia ad avere una certa popolarità, che è RPKI, cioè una PKI, un sistema di certificati X509, purtroppo è veramente X509, quindi quello ci tocca, che sono generati dai routing register, RIPE in Europa, ARIN nel Nord America, LACNIC nel Sud America, AFRINIC in Africa e via così, che indicano effettivamente, tra l'altro con un'attestazione crittografica, quindi una certezza importante, chi ha diritto ad annunciare una certa rete. Questo sistema nell'ultimo anno, sei mesi, ha iniziato ad avere un po' più popolarità. Non sarà trattato specificamente questa sera perché non è ancora estremamente diffuso. Ha un po' lo svantaggio della complessità, effettivamente bisogna avere un controller che elabora queste informazioni, verifica le firme crittografiche e genera i filtri. Però questo sistema ha anche uno svantaggio politico, perché introduce un elemento di totale centralizzazione nella gestione del routing. A questo punto i 5 routing registrar decidono, attestano crittograficamente quali reti esistono e chi può annunciare che cosa, per cui diventano un bersaglio molto facile per attacchi giudiziari. È una questione da tenere presente. Tra l'altro RPKI non risolve tutti i problemi, permette di dire che un certo autonomous system può annunciare una certa rete, però non dice poi fuori da questo autonomous system quale percorso deve fare il traffico. Io posso anche, volendo intercettare il traffico di questa rete, in qualche modo riannunciare l'annuncio firmato, originale, genuino, eccetera, al di fuori della mia rete. L'annuncio è firmato, è certificato, il percorso però no. Questo mi permetterebbe comunque di attrarre il traffico per questa rete.
non mi permetterebbe, per esempio, di annunciare questa rete o una sottorete dall'interno del mio autonomous system. Non è una soluzione perfetta, è una soluzione che risolve alcuni problemi, ma altri no. BGPSec in teoria dovrebbe permettere di certificare l'intero percorso fuori dall'autonomous system di origine di una rete. Nella pratica è un protocollo che non ha nessuna trazione e al momento è inesistente. Questo è un esempio di un oggetto root nel database di RIPE. Vedete che ci sono due informazioni fondamentali. L'attributo root, che indica qual è la rete IP. L'attributo origin indica qual è l'autonomous system che può aggiornarlo, che può annunciarlo. Sulla base di questo, qualcuno può decidere. Questo autonomous system effettivamente mi può annunciare questa root. Esistono dei programmi che, insomma, fanno automaticamente queste query al database WIS e questi conti per decidere come generare le liste di prefissi di reti da accettare dai propri peer. Posso creare questo oggetto effettivamente solo se controllo nel database di RIPE l'autonomous system 12637. Questo è il plus che abbiamo in Europa, effettivamente ci permette di dire che se esiste un oggetto root con sorgente RIPE, sappiamo che è genuino perché solo il proprietario di quell'autonomous system ha potuto crearlo. Dopodiché sarebbe io autonomous system ho n clienti che hanno un proprio autonomous system a loro volta. Sarebbe scomodo dire a tutti i miei peer, i miei transiti, questi ogni volta che ho un nuovo cliente e questo autonomous system accetta le sue root. Esistono questi oggetti AS-Set, sempre nel database di RIPE, che permettono di documentare quali reti sono parte di un gruppo, un insieme di autonomous system. Io posso dire ai miei fornitori di connettività, ai miei peer, accettate da me questo elenco di reti. Questo funziona, è usato costantemente, ha un piccolo problema che non richiede autenticazione. Io dentro questo elenco di autonomous system posso aggiungere degli attributi members che contengono qualsiasi cosa senza che effettivamente quelle reti mi debbano autorizzare per metterle lì. È un po' una limitazione del sistema, però al momento non abbiamo alternative, ma non ci sono nemmeno in studio alternative in questo momento. Questo è lo stato delle cose, funziona, certamente ci tutela da errori, permette di documentare in un modo molto pubblico se qualcuno ci inserisce delle reti che non sono sue, però non lo impedisce. Per tutti questi motivi, qualche anno fa, Internet Society ha lanciato questa iniziativa, il Routing Resilience Manifesto, o MANRS, che è una serie di norme che sono condivise tra tanti soggetti, molti estremamente importanti, Carrier, Tier 1, grandi reti, che sono un elenco di regole del tutto basilari, proprio il minimo indispensabile per migliorare lo stato della sicurezza del routing in internet, che, diciamolo, adesso, ma soprattutto ancora qualche anno fa di più, faceva veramente schifo. Non è che la telefonia sia meglio, attenzione, anzi, la telefonia è ancora peggio perché nemmeno cercano di mettere a posto SS7. Almeno noi, comunità degli operatori internet, ci stiamo lavorando col tempo, è una cosa lunga, ma stiamo lavorando per migliorare le cose. MANRS, appunto, è un elenco di regole veramente banali che
io personalmente ho potuto aderirvi senza fare assolutamente niente, perché erano tutte cose che già facevo, erano tutte best practice che già adottavo, che se adottate prevedono di ridurre notevolmente i problemi di sicurezza del routing. Ok, piccole cose non necessariamente risolvono immediatamente tutti i problemi del mondo, però la maggior parte sì, ed è comunque un grosso passo avanti. Di cosa si tratta specificamente? Allora, intanto non propagare informazioni di routing non corrette. Se un cliente mi annuncia cazzate, io non le devo propagare, non le devo neanche accettare all'interno della mia rete, insomma, perché a quel punto è mio interesse, devo ignorarle. Impedire l'IP spoofing. Le reti che permettono ai propri utenti finali di inviare traffico con IP che non sono i propri, sono un cancro di internet e sono quello che abilita la maggior parte degli attacchi denial of service, di tutti gli attacchi a riflessione, amplificazione, ma sufficientemente a riflessione. Se io mando un pacchetto, qualsiasi protocollo, DNS, da invio una query a B, B risponde ad A. Se io questa query, DNS, una normale richiesta DNS, io non sono A, sono C, però la invio con l'IP di A. Io invio un pacchetto, A riceverà un pacchetto, non me. Io invio abbastanza pacchetti a una serie di name server, A riceverà tutte le risposte da quei name server. Quindi, caso migliore, posso mandare del traffico ad A senza che possa risalire a me. Caso un po' più brutto, io posso mandare una unità di traffico, A riceve n unità di traffico, perché una query DNS sono pochi byte, una risposta possono anche essere centinaia di byte. Questo è un attacco a riflessione, invio traffico a qualcuno che lo invia a qualcun altro, ed amplificazione, invio del traffico, la vittima ne riceve molto di più. L'IP spoofing permette questa cosa. Esistono delle reti che sostanzialmente lo permettono per un po', in certi casi, per incapacità, mancanza di adeguate risorse tecniche di personale, in certi casi perché i loro clienti sono specificamente delinquenti che fanno queste cose, e quindi c'è questo mercato e ci sono altre reti che lo permettono. Manners prevede anche di facilitare le comunicazioni tra operatori. Quando c'è un problema, ho bisogno di sapere esattamente tra le reti vicino a me chi contattare, email, telefono, quello che serve per risolverlo, in modo che un incidente di sicurezza di qualche genere possa essere risolto velocemente. In generale, permettere a terzi di validare le informazioni di routing, che nella pratica si tratta di pubblicare nei database come quello di RIPE informazioni su quali rotte il mio autonomous system annuncia. Sono tutte cose molto banali, le fanno reti certamente più grosse di me e di voi, quindi con un minimo di lavoro, ma veramente un minimo, perché c'è tanta automazione a disposizione che si può usare, sono alla portata di tutti. Quindi, informazioni di routing non corrette, è indispensabile validare le reti annunciate dai propri clienti. Non è complicato, esiste del software per farlo. Se avete pochi clienti, l'automazione non è giustificata, lo fate a mano. Non esiste veramente nessuna scusa per non filtrare le reti annunciate dai propri clienti. Quando si tratta di peer, quindi entità con cui probabilmente non si ha un rapporto contrattuale, quindi non gli si può imporre di
pubblicare le informazioni che permettono la validazione, eccetera, eccetera, eccetera. Si fa quello che si può. Viviamo in un mondo non perfetto, è comunque opportuno fare il meglio possibile per filtrare gli annunci di altre reti. Al giorno d'oggi la situazione è molto migliorata perché spesso si fa peering negli Internet Exchange, Mix, Namex, Topix, eccetera, tramite dei root server. I root server sono delle entità gestite dall'Internet Exchange che si mettono in mezzo ai vari membri dell'Exchange per distribuire le informazioni di routing. Invece che stabilire n per n-1 sessioni BGP con tutti gli altri membri dell'Exchange che vogliono fare peering con me, la soluzione semplice, pratica e indolore è stabilisco una sessione BGP solo con i root server, in genere sono due per ridondanza, questi ricevono le informazioni di routing via BGP dagli altri membri dell'exchange che vogliono partecipare al meccanismo dei root server e le diffondono. Il punto importante è che nel 2018 quasi tutti lo fanno effettivamente validando le informazioni di routing. Questo costituisce un canale abbastanza importante per ridurre i problemi di sicurezza. Non lo tratterò nel dettaglio stasera, ma Manners negli ultimi mesi ha lanciato un'iniziativa dedicata specificamente agli Internet Exchange su come migliorare la sicurezza del routing dentro gli Internet Exchange. Uno dei punti fondamentali, appunto, è che i root server, che sono una parte importante dell'ecosistema perché veicolano informazioni di routing tra molti soggetti, le validino prima di ridistribuirle. Ok, i ping spoofing ne abbiamo parlato, e al giorno d'oggi è totalmente inaccettabile non filtrare il traffico dei propri clienti. Se avete una rete con problemi hardware sufficientemente grossi che vi impedisce di fare questo, siete un caso estremamente specifico che non è coperto da questa presentazione. Quindi, tutti voi che avete dei clienti che hanno dei server, una DSL, una fibra ottica, quello che vi pare, sia pure un piccione viaggiatore, dovete sapere quali IP avete assegnato al vostro cliente, accettare solo traffico da quegli IP. Questo è fondamentale. Se non fate questo, siete parte del problema, siete parte di un problema grosso che è una piaga di internet, che sono gli attacchi di denial of service. Queste raccomandazioni esistono da BCP 38 dal 2000, non ci sono scuse per non esserne informati, al giorno d'oggi non ci sono scuse per non adottarle. Sono generalmente una configurazione banale sui propri router, se no una CL altrettanto banale. Coordinamento. Ci sono vari modi per diffondere le proprie informazioni su come essere contattati. C'è il database di RIPE, ovviamente siete un autonomous system, lì sono pubblicate le vostre informazioni. Siete membri di un qualche internet exchange, lì ci sarà un portale interno in cui sono pubblicate le vostre informazioni, nemmeno pubbliche se siete timidi. Ci sono alternative. C'è PeeringDB, che è un sistema globale in cui volontariamente si inseriscono le proprie informazioni, a quali internet exchange sono collegato, chi sono, cosa faccio, questo è il mio autonomous system, questi sono i miei IP. È una cosa comoda per fini di automazione. Anche lì potete pubblicare i vostri contatti. Insomma, richiede poco sforzo e in caso di problemi può essere critico che la gente vi possa rintracciare velocemente. Vediamo un paio di incidenti famosi. Autonomous System 7007, 1997. Non dico che siamo all'inizio di Internet, però quasi, primi tempi. All'incirca, Stati Uniti,
un piccolo provider della Florida, S7007, sbaglia la configurazione di un proprio router. Accidenti, capita prima o poi da tutti. E annuncia buona parte di internet al proprio transito Sprint. Al tempo Sprint era importante. Ha annunciato tutta l'internet, al tempo non usava filtrare i propri clienti. Sprint ha accettato queste informazioni di routing, le ha propagate in tutta internet. Doppio problema, erano tempi pionieristici. Il gestore di 7007, capito il problema, iniziato a ricevere le prime telefonate di insulti, ha staccato la spina ai propri apparati. Sprint al tempo usava un iOS custom fatto da Cisco che non gestiva i disannunci delle root. Questo ha sostanzialmente distrutto internet per una giornata, perché non esisteva un modo per ritrattare questi annunci. È successo molto tempo fa, è rimasto nella storia. Tuttavia, se Sprint avesse filtrato il proprio cliente, che non era niente di che, un'operazione abbastanza banale, tutto questo non sarebbe successo. Ma più vicino a noi, 10 anni fa, questo è un esempio, appunto, di 10 anni fa, ma ce ne sono stati innumerevoli negli ultimi anni, non sto a elencarli. Ancora qualche settimana fa l'Iran ha annunciato una rete di Telegram. Ops, volevano censurarlo, gli è sfuggito al resto di internet. Pakistan Telecom, su indicazione del proprio regolatore, cerca di censurare YouTube. Non vivo in Pakistan, direte, problemi loro. No. Non sono stati proprio bravissimi. Hanno cercato di censurare YouTube annunciando dentro la propria rete una route che ne avrebbe attratto il traffico. Ops, l'hanno annunciata tutta internet. PCCW, grande carrier di Hong Kong, non filtrava il proprio cliente Pakistan Telecom. Quindi ha propagato queste informazioni sbagliate, di routing sbagliate, a tutto il mondo. Quindi buona parte di internet, finché non sono successe diverse cose, mi ricordo c'era stata una seria concitazione in quel momento, no, YouTube aveva iniziato ad annunciare reti più specifiche per fare in modo di attirare quel traffico, che rete più specifica vince su una rete più grande e meno specifica. Insomma, YouTube è stato rotto per buona parte del mondo per più di 2 ore. Un altro caso in cui, se il fornitore di connettività avesse filtrato il proprio cliente, non sarebbe successo niente di male. Gli errori capitano a tutti. Non filtrare i propri clienti e negligenza non è un errore. Se ci sono domande, sono a disposizione. Queste slide sono online sul mio sito, comunque. Domande? Prego. Ma non c'è un modo per attualmente con BGP? Attualmente non c'è un modo con BGP per integrare l'autenticazione del provider o una certa crittografia? RPKI, sì. Però hai detto che non è ancora utilizzata globalmente. No, non è utilizzato in modo generalizzato. In Europa, tutto sommato, si possono fare le stesse identiche cose, perché la sorgente della verità è la stessa, sempre RIPE, si possono fare le stesse identiche cose facendo delle domande al database di RIPE, ottenendo indietro un elenco di reti. Quindi, diciamo, personalmente non ho un motivo particolare per adottarlo. Detto questo, ci sono varie reti che, soprattutto negli ultimi 6 mesi, 1 anno, hanno iniziato ad adottarlo sempre di più. Io sono molto nervoso, perché
quando, e penso che ci arriveremo a un momento in cui tutte le reti saranno verificate con RPKI, allora RIPE diventerà immediatamente un bersaglio per attacchi giudiziari. Un qualche studio cinematografico, per fare un esempio banale ma comprensibile, può fare una causa RIPE in un tribunale olandese per obbligarlo a non permettere più la propagazione delle rotte di The Pirate Bay. Questo per farvi un esempio. Questo è un livello di centralizzazione di internet che non mi piace personalmente, però a questo punto temo che sia inevitabile perché non si è riusciti a trovare altre soluzioni. Grazie. Vi ringrazio.